mi sapeva bruttissimo consigliarmi una cosa che non ne vale la pena. Ciao ragazzi, allora buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi porto il giapponese a caso a fare una visita a Milano. Andremo a mangiare in un ristorante di sushi che ci hanno detto che ci offrono la cena e mi incontro anche col mio amico Leonardo. Quindi spero che vi divertirete in questo bel vlog. Ciao! Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, un nuovo video con il giapponese a caso! E questo sarà il video della nostra giornata di oggi a Milano, la festa della mamma, ma soprattutto la festa di tutti gli alpini. Alpini te kotoba oboeta? I don't know what it is because you didn't explain it well. Sì ragazzi, non sono riuscito a spiegarvi bene che cosa sono gli alpini, quindi non è che nei commenti qui sotto, oltre a lasciare un bel mi piace, mi dite che cosa sono gli alpini, cioè glielo spiegate meglio di come gliel'ho spiegato io. Vabbè, quindi explain it. Explain. Spiegate, spiegare. For me, please. A caso, stai studiando l'italiano, com'è che ancora non sai parlare? Un po'. Ragazzi, insegnategli anche un po' l'italiano perché ancora niente. Quindi oggi dovevamo fare questo video della recensione del sushi. Un sushi che mi ha consigliato la mia amica Sabrina del Giappone a quattro mani. Lei non c'è mai stata, però ho trovato sulla Repubblica questo ristorante che praticamente ti regala i sushi se hai tanti follower. E ho detto vabbè, mi sembrava un sistema divertente, quindi appena ho visto questo articolo di Repubblica io gli ho scritto e mi hanno mandato più o meno la listina prezzi. Diciamo che se hai più di 100.000 follower sì, ti offrono la cena loro, anche se c'è da dire che uno you can eat come quello più o meno costa 12 euro, secondo me sarebbe un prezzo giusto. Però andiamo con ordine, iniziamo dal principio. Il nostro giapponese a caso mi ha già chiesto: ma perché c'è così tanta gente con questi cappelli strani? Lui non sa che lo sto portando al raduno degli alpini. Dopo che siamo arrivati comunque a Milano, siamo andati a mangiare cinese, vero? Sì. Siccome già avevo in testa dalla mattina che avrei fatto una scorpacciata assurda di sushi, io non ho mangiato praticamente niente, mi sono preso un'insalatina mentre lui si è preso gli spaghetti di Sichuan. Cosa vuoi mangiare? Cinese? Ok. Dopo aver mangiato siamo andati ad incontrare due miei amici, uno del mio paese che è Leonardo, Leo, su YouTube, e un suo amico che mi ha presentato che è stato molto simpatico e anche lui fa YouTube. Io non lo conoscevo prima, però devo dire che c'è un canale molto interessante, se volete guardarlo ve lo lascio in descrizione. Io sono al banchetto della birra a sinistra del Duomo. Com'è la festa degli alpini? Kappai! L'ora dell'aperitivo. Kappai! Kappai, kappai! Ma ricordiamo che tuo nonno è il capo degli alpini. Capo degli alpini di Penna. Vedi? Tu sei venuto apposta per la festa degli alpini qua? Io perché mi ha chiamato lui. Anche lì non ho quasi mangiato perché ho detto mi tengo leggero che tra poco si va a cena. E quando finalmente alle 6:30 poi è arrivata l'ora della cena, cos'è successo? Bello? Interessante? Andiamo a mangiare sushi? Ragazzi, praticamente oggi devo fare questa collaborazione con questo ristorante di sushi. Però... com'era? No. Cioè non era per niente buono e quindi non mi andava di consigliarvelo, quindi ho preferito pagare. Per tre pezzi di sushi costava decisamente troppo, quindi piuttosto che promuoverlo ho preferito pagare e non consigliarvelo, perché sinceramente se una cosa non merita non voglio che ci andate, perché secondo me non meritava. Un piatto di questi ti costa tanto che un all you can eat. Vabbè, che dire,
almeno sapete che sono onesto. Cioè, ho preferito spendere per non consigliarvelo, perché sinceramente mi sapeva bruttissimo consigliarvi una cosa che non ne vale la pena. Io mi aspettavo un ristorantone, cioè dalle immagini che si vedevano su internet sembrava, magari c'ha più location questo ristorante. Non faccio nomi, non perché ce l'ho con questo ristorante, ma perché non è che ne parlerò benissimo, ma non è che mi hanno fatto niente di male, questo ristorante. Però diciamo che da come è rappresentato sulla Repubblica e come poi realmente è questo ristorante, diciamo che c'è stato un po' di differenza, diciamo così, ecco. Niente, siamo arrivati lì, poi quando finalmente è aperto siamo entrati, il ristorante era piccolino, era un po' difficile fare il video, però ho detto vabbè, proviamo. E... cos'è successo? What happened in that restaurant? Okay, we went there. Yes. Because we thought the idea of the system was very interesting. Yeah. And we went there and we looked at the menu. Mm-hmm. And sushi. Yeah. Super super overpriced. Sì, mamma mia, cioè era veramente costosissimo, cioè c'erano tipo osomaki, adesso non so i prezzi precisi, però tipo c'erano un sacco di, cioè dei piattini da sushi che ti danno allo you can eat per un piattino unico a 10 o 13 euro, che dici, ma cioè noi siamo, cioè mi sembrava eccessivo. It was very expensive, but maybe yeah, there was a possibility. Yeah. The dish were very was good. Very good. Yes. So we ordered some dishes. Yeah, abbiamo preso tre cose e... and it wasn't very good. Sì, cioè la sfiga è che comunque, cioè tre piattini sono costati un terzo in più di uno you can eat normale, che di solito costa, non lo so, 12-15 euro al massimo. Quindi cioè noi abbiamo speso 30 euro per tre piatti di sushi, che però non erano neanche buoni. Cioè poi non era neanche sushi, perché era tutto cotto. It was tuna. It's like, it was like tuna can. Sembrava praticamente il tonno, ma quello praticamente delle scatolette che c'era dentro. In the end we paid. Ovviamente avendo follower comunque avevamo tra virgolette diritto a non pagare volendo, però cioè sinceramente non mi sembrava il caso di raccomandarvi un ristorante così. Yeah. Perché yeah, because we didn't recommend. Sì, cioè ragazzi, restaurant. Sì, quindi ho preferito spendere quei 30 euro di sushi che cioè vi farò vedere tutti i sushi che ho mangiato, perché vi assicuro che volevo fare un video, ma a parte che avevo una fame pazzesca quando ero arrivato lì, perché non ho mangiato quasi niente a colazione, niente a pranzo, avevo delle aspettative altissime e, cioè diciamo che anch'io avrei potuto fare delle ricerche un pochino più approfondite. Cioè I should have researched a little bit better, like the system or how the sushi was. But the photo on Instagram did look very good. I didn't expect to be like fast food. Mi sembrava di essere in un McDonald's, ma non in un McDonald's di quelli McCafé, proprio in un McDonald's di quelli tristi. E che ci sono rimasto un po' male, perché come fai a fare una foto per Instagram lì? Ma comunque non mi andava di raccomandarlo, perché era decisamente troppo costoso per quello che offriva. Cioè, per esempio, mangiarti un uramaki ci sta che costa anche 8 euro, però almeno deve essere buono, perché sennò ne spendi 3-4 in più e vai o you can eat, no? Yeah. Quindi diciamo, grazie Sabrina per avermi raccomandato questo ristorante. Tu che non ci sei andata, non ci andare, perché devo dire che io e tutti i miei amici veramente non controlliamo mai niente, andiamo proprio a caso, quindi è anche colpa nostra, mica solo colpa del ristorante. Poi che dire, non lo so, magari il sushi a Milano costa di più che a Verona o a Trento o a Bergamo. Se c'è qualcuno di Milano o anche di Roma, così, insomma, di grandi città, che mi può dire quanto più o meno costa uno you can eat nella vostra città, scrivetemelo qui sotto, perché secondo me è... un piatto a 13 euro per un po' di sushi mi sembra eccessivo, perché io non ero pieno quando sono uscito dal ristorante. I was still hungry when we left the restaurant. Yeah. Well, maybe because I didn't have lunch, but you too, right? あの値段であのクオリティの寿司がもし日本にあったら、うん、多分本当に1時間で終わる。Quel sushi a quel prezzo, cioè fuori di testa. Sinceramente non conosco molti prezzi in Italia, però io ho vissuto anche da Los Angeles, che comunque Los Angeles è più costosa di Milano sicuramente, quindi so più o meno quanto costa il sushi, e questo era decisamente troppo costoso per quello che offriva, e sinceramente non mi andava di raccomandarvelo a voi. Se vi raccomando qualcosa, voglio che sia qualcosa
buona. Se conoscete dei buoni ristoranti di sushi a Milano, Bergamo, dintorni, scrivetecelo nei commenti che magari andremo a provarli. Un abbraccione da tutti e due e al prossimo video. Ciao! Ciao! E adesso ci andiamo a mangiare una pizza. Tiè! Vuoi ancora sushi? Pizza? Ecco qui la margherita. Si è che preso un gelato lui. Spero che il video di oggi con tutte le nostre disavventure vi sia piaciuto. Un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!